Mi sento completamente disorientato. Allora, sono in una nuova città, mi sono spostato, ma non sto capendo niente. Vi voglio far vedere un po' dove sono e come faccio un po' per orientarmi. Fatto sta che cominciamo da dove siamo. Sono nel mio hotel, che come potete vedere è un carcere. La cosa interessante è che questa on e off è la presa dalla corrente della stanza. E in più qui non c'è nessuno, cioè ma nessuno, nel senso che a me dà l'impressione che l'unico che c'ha una stanza qui è il sottoscritto. L'hotel è gestito da due signori all'incirca di 80 anni, marito e moglie, ed è sta roba qui. E a quanto ho capito mi sembra di stare in un quartiere prevalentemente cinese, in una cittadina della Thailandia. Questo è l'hotel, qui dovrebbe essere la mia stanza e ho visto che c'è un terrazzo. Comunque, quando dico che non so niente, 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 ma a livelli che è proprio confuso perché non sai dove è una farmacia, non sai dove puoi mangiare, non sai se hai qualsiasi problema di qualsiasi tipo a chi chiedere. Cioè, sei completamente in un limbo assoluto, senza nessun orientamento. E in una situazione così, tipo, ad esempio, adesso so che qui c'è una farmacia ed è un punto di riferimento importante. Prima ancora di cominciare a fare qualsiasi video di qualsiasi tipo, è importante fare questa cosa, ovvero girare il più possibile capendo dove si è. Qua invece c'hanno tutti i biglietti della lotteria. C'è questa signora che fa queste frittelle di carne. Qua c'è quello che noi potremmo definire un ferramenta. In questo modo mi comincio a dare dei punti di riferimento. Oppure, ad esempio, c'è sto coso. Non so minimamente cosa sia. Andiamo a vedere un attimo. Qui invece c'è una cloaca a cielo aperto. Questo è un negozio di detersivi per qualsiasi roba. Questo so cosa sia. Adesso andiamo a vedere. Cioè, quella, avete visto, era la città. All'improvviso vi ritrovate una roba del genere con le scimmie. Cioè, comparatelo con una macchina. Guardate quanto è grande. Ci sono scimmie ovunque. L'unica questione è che adesso c'è una fame incredibile. Barattini. Sono uscito a casa a cercare un posto dove mangiare. Cioè, la cosa incredibile è che all'inizio, quando si va in un posto nuovo, anche le cose più semplici come mangiare è un problema da risolvere inizialmente. Sicuramente non immenso, però è una cosa che dici: e mo dove vado? Che faccio? Ma soprattutto perché qui non ci sono turisti, non ci sono occidentali, non ci sono americani, non ci sono inglesi, non c'è niente di niente. Ci sono solo i local. Ma no, tipo adesso sono in questo vicolo sperduto, così a caso. Vediamo un po'. Qua mangiano. No. Non è un ristorante. Questo è un ristorante. Vediamo che c'hanno. Hotel nuovo? Mi fanno scegliere cosa prendere. Ho preso una fris. E uno. Ma sì, big, big. Big. Andiamo? Big ball. Bebo. Ok. Bene. Sono in un posto dove fanno da mangiare, ma penso sia un posto cinese. Non è thailandese. Sembra la mensa di una brutta scuola. Allora, la cosa che mi salva è che, a differenza della città dove stavo prima, quantomeno un po' di inglese lo parlano, tipo big, hello, cose di questo tipo. Questa è aperta, è chiusa, vuol dire che la possiamo bere. Ma le ho portato i soldi. Ce li ho. Vediamo cosa ci portano a mangiare. Sono un crab. Brodino caldo con coscia di pollo e noodles in un posto dove fanno 50 gradi all'ombra. Però c'è un buon sapore. Ho fatto una sudata per mangiare. E vabbè. Adesso abbiamo come riferimento una farmacia, un posto dove mangiare, un posto dove comprare detersivi. Tra le tante cose che mancano, però giusto per stare un po' completi, è un supermercato di riferimento. Qui c'è la strada principale, che non è questa, che tendenzialmente è piena di 7-Eleven. Prima di andarci, volevo farvi vedere una cosa. Quello è il mio hotel. E ho notato che alle 4 di notte ci sono dei rumori molestissimi perché smerciano tutta la roba per il mercato. È un mercato normale dei vestiti. E poi, superato questo angolo, da qui in poi comincia tutta una serie di odori e puzze di merda incredibili. Hai. Dai. Ok, qua ci sono ancora vestiti, ma girando un attimo l'angolo c'è sta roba qui che la mattina dovrebbe essere piena di pesce. E nonostante non ci sia nessuno, c'è un odore fortissimo. Proprio forte, forte, forte. Cioè, per me è quasi irrespirabile. E qua ci sono tipo caramelle e cose di tutti i tipi.
Però la cosa pazzesca, ho trovato un posto dove comprare i dolci. Però non adesso, perché voglio un gelato. Camminando, ho trovato questo signore che vende pesci dentro delle bottiglie. Questi qua sono i venditori di gioielli cinesi, le cose d'oro. Qua c'è un rivenditore Honda e probabilmente starei pensando: che te ne fai? Assolutamente niente da un punto di vista di comprare le cose, però è importante trovare dei punti di riferimento facili da leggere e grandi, in modo tale che senza Google Maps o senza niente riesci a capire in che zona sei, o quantomeno se sei vicino al tuo hotel o ti stai allontanando sempre di più. Sono sciocchezze, però sono quella cosa che cambia tutto. Cioè, sti posti qua sono proprio... Voglio il gelato! Questo posto qui, tutto colorato, verde militare, ho scoperto, insomma, una azienda che fa vestiti per i vari corpi militari, comunque divise in generale. Magari qua mi prendo la toppa della Thailandia. Qui è la via principale. Vediamo di non essere investiti dalla polizia. Non c'è nulla. Una città thailandese classica, senza niente di che. Se non fosse che appena fate un minuto in più di camminata, vi ritrovate sta roba qui. Cioè, questo è solo un filtro. Che qua tutto intorno è tutto pieno di verde, tutto pieno di prati, di risaie, di cose. Solo che a piedi è un po' complicato. Infatti magari domani, o oggi o domani, noleggio un motorino. Invece qui abbiamo il nostro 7-Eleven. Ah no, cazzo. Ma non c'ho i soldi. Ma no, 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 forse sì. Forse c'ho. Mancavano 5 baht, non me l'hanno fatti pagare. Ho capito che la prossima volta che li porto. Vabbè, a cavallo, come vi dicevo dall'inizio, che sono completamente disorientato e non so ancora dove sono, cosa sto facendo. Però questa è anche la fase più importante, la fase dove cerchi di capire cosa è intorno. Ed è anche un po' quella che ti penalizza di più, perché quando arrivi in un posto nuovo hai sempre bisogno di un paio di giorni, 2-3 giorni per orientarti. Buono. I prossimi video vedrete i contenuti realizzati qua e vediamo un po' quello che succede. Sinceramente sto anche un po' in ansia, perché dico: cacchio, mo che contenuto faccio, che contenuto non faccio. In realtà è proprio una domanda sbagliata. La domanda da farsi è: che cos'è che mi interessa comunicare? E quella successiva è: come faccio a trovare qualcosa che mi interessa comunicare? Muovendosi. E quindi come si risolve questa situazione? Andando in giro il più possibile, vedendo, cercando e facendo. Terrazzo dell'hotel. Adesso è cambiata completamente la prospettiva. Usciamo un attimo fuori da questa giungla cittadina, è tutto un altro mondo. E va bene, non ci resta che esplorarlo.